Si è svolta presso la sede dell'ACI di Rimini la presentazione dei dati significativi 2009-2010 della riscossione dell'imposta provinciale di trascrizione per la provincia di Rimini. Rispetto agli anni precedenti si registra un calo dell'IPT dell'1,35%, mentre quello nazionale è del 2,95%. Secondo il direttore ACI Rimini, Maria Chiara Venzi, è un dato da non sottovalutare perché l'IPT imposta provinciale di trascrizione costituisce per la provincia romagnola la seconda fonte economica di gettito, dopo l'RC auto che viene versata da parte delle assicurazioni. Senz'altro un sintomo della crisi del mercato automobilistico che vede quotidianamente meno immatricolazione del nuovo e meno passaggi dell'usato. A Rimini un po' meno rispetto alle altre province, anche contigue. Sono stati illustrati e elaborati grafici relativi al circolante della provincia, la distinzione degli automezzi per data di immatricolazione e per emissioni inquinanti. A fronte ancora di un esiguo 1% dei veicoli immatricolati come Euro 5, comunque dobbiamo ricordare che a partire dal 1 di gennaio 2011 non si può vendere un veicolo che non sia almeno a normativa Euro 5, dobbiamo considerare che i veicoli alimentati a GPL e a metano sono cresciuti. Il metano è passato dal 3 al 4% e il GPL dal 4 al 7%. Nel corso del 2011 l'ACI, in collaborazione con ADAC, ha divulgato un'iniziativa rivolta ai genitori con figli in età pediatrica, un progetto denominato Trasportaci Sicuri. In provincia sono stati testati 26 modelli di seggiolini di varie marche e categorie per poter proteggere al meglio i propri figli in auto.